Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura una maxi operazione della Guardia di Finanza in quasi tutta Italia che ha coinvolto anche la Sicilia. Operati 12 arresti, indagati per associazione a delinquere per numerose ipotesi delittuose, in prevalenza reati tributari, riciclaggio internazionale e autoriciclaggio. Due commercialisti sono stati attinti da misure interdittive. Nel mirino oltre 100 indagati, 81 società. Scoperta una casa di riposo degli orrori a Caltanissetta con conseguente arresto di 4 soggetti accusati di sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria e abbandono di incapaci. Vittime gli anziani ospiti della struttura, uno di loro sarebbe stato anche rinchiuso a letto con delle sbarre di ferro. Ancora un pedone investito e deceduto nelle strade siciliane dopo il caso di Catania, dove ieri un anziano è morto dopo giorni di agonia. Questa volta ci spostiamo a Modica, nel Ragusano. L'incidente si è verificato domenica scorsa quando un 86enne è stato investito da un'auto mentre attraversava via nazionale. Erogato per la prima volta a Messina il microcredito di libertà per le vittime di violenza domestica e di genere, con l'obiettivo di garantire e di promuovere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne. L'iniziativa è stata finanziata con un fondo di 3 milioni di euro. E in chiusura lo sciopero di domani di 2 ore a fine turno dei lavoratori edili e metalmeccanici a Catania e Trapani. Le associazioni sindacali stanno organizzando manifestazioni in tutta Italia a seguito della morte dei 5 operai nel cantiere Esselunga di Firenze. Ed è tutto per questa edizione. Dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.